Ciao. Che sta a fare il video? Sto pensando cosa fare questo weekend, perché un anno fa accadde questo. Ragazzi, nuovo sondaggio. Siamo in chiamata con Alberto. Se vince sì, no. Alberto ci accompagna a Bardonecchia, ragazzi. No. E quest'anno che famo? Non lo famo il weekend con i sondaggi? Io festeggio il San Valentino questo weekend. No. Buongiorno. Ah, c'è pure Martina? Sì. Albe, ti ricordi quel weekend che mi avevi promesso? No. Quando non ci sono. No, Marti, se ci sei anche tu è perfetto. Sì. Ieri era San Valentino. A sto punto, dato che sei con Martina, festeggiamo San Valentino come si deve. Che paura. No. Dai, fa ridere che sono il terzo incomodo, dai. Mi porto anche Surri subito. Dai ragazzi, vabbè. Preparatevi. Ma per cosa? Dove? Ma voi intanto preparatevi. Poi vi dico cosa si fa. Ciao. Se mi porto Surri, zio, svoltiamo il weekend. Vabbè. Io favo pagare tutto a lui. Marti, perdonami. Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovissimo video. Bentornati anzi nella serie dove per 24 ore tramite i sondaggi di Instagram deciderete quello che andrò / andremo a fare. E il primo sondaggio di oggi è: dato che adesso si avvicina il weekend, dove vogliamo andare? Vogliamo andare in montagna a sciare o vogliamo andare in qualche città romantica a passare il weekend? Vai al telefono. Ora, mentre starete decidendo magari la meta dove andare, il prossimo sondaggio, ragazzi, è: ci voglio portare anche Suri in questa avventura? No. O no? Ma cosa stavi? Weekend con i sondaggi, no? Come l'anno scorso. No. Allora, io le mie carte le nascondo intanto, che sennò qua finisce. Ah, no, va bene, Suri non viene, però posso vedere le sue carte. No, bello. Se andiamo un giorno fuori, potresti venire in caso? Sì. Dai, allora è fatta. Ma a che ora? Ah, subito. Le proposte sono: andiamo in qualche città romantica. Perché in qualche città romantica devo andare? Perché c'è Martina pure. Oppure andiamo. C'è anche Alberto. C'è anche Alberto, sì. Ma perché non puoi avvertirmi prima? Oppure c'è l'opzione della montagna, vedi cosa ha vinto? Quali sono le città romantiche italiane poi? Guarda che va benissimo anche europea, anche Parigi va bene. Con la carta dei soldi si va dovunque. No, bello. Regola di questo video: niente sondaggi su chi paga. 65% montagna. Vedi dopo cosa ha vinto? Ho anche Suri nel team, 96. Allora si va in montagna. Aspetta, ma dove andiamo in montagna? Ah, faremo sondaggi. Poi Albe, alla fine si va in montagna. Quindi preparati l'attrezzatura, preparati magari gli sci e i vestiti, che si parte. Digli a Marti di preparare le carte. Surri, devi finire di montare un video. Viene anche Surri alla fine. E ci siamo. Okay. Si va in montagna, Albe. Buongiorno. Quindi montagna, sì. E quindi la montagna, c'è solo un posto. C'è solo per una montagna. No, dove dovete andare? Io andrei al mare. Senti, ma dove dobbiamo andare? A sinistra, quindi nella parte ovest, o a destra? Dove vuoi andare? Ovest, quindi sinistra. Mi rompo la gamba, ma tu lo devi guidare. Con le gambe, oggi davvero mi stavo... Scusami, e chi la paga la benza? Ragazzi, la benzina chi la paga? La paghiamo noi maschi o Martina? Allora, non se ne parla. No, non ci parli davvero? No! Allora, scorso Suri ha cacciato un bel po' per questo video. Ma io non ci volevo neanche venire, scusami, stavo dormendo. Noi volevo andare a Venezia. Al mare volevo andare. Grazie. Ciao. Accessori per la macchina. Per la macchina nuova di Alberto, cosa gli compriamo? Le tendine di Taz o le bamboline profumate? Ci odierà secondo me. Sai, ritrovati via di Taz. Andata. Grazie. Grazie. Ti abbiamo preso un regalo, Albe. Ma... la nuova macchina. Grazie. Vai, capo. Macchina nuova, sì. Yeah. Grazie a tutti. Poco fa sul mio profilo ho messo questa foto, che se consiglia poi magari so dove andare, perché su diverse mete, nella maggior parte, come in realtà ci potevamo aspettare, avrei provato a Bardonecchia. Ma io dico, già tutta quella roba bella, quelle belle città, Chamonix, sai che c'è? Estre, Bardonecchia, state of mind. Wetz, c'era Wetz. Wetz. Ue, Alpe 2. Felice? Mm-hmm. Io non so sciare. Anch'io. E perché volevo andare al... Ma io non ci volevo venire. Che facciamo, ragazzi? Due doppie o una quadrupla? Io direi due doppie. Senti, Marti, weekend con i sondaggi, quindi... devi votare. 75% quadra. San Valentino era ieri, dai ragazzi. Una quadrupla. No, non fatemi fare amici come Tudor. Sei stato un po' sgravato. Allora, questa è la vostra stanza. Prego. Grazie. Ragazzi, buon ecco la stanza. Dai Marti, la stanza però è carina. Sì. Oh, che cosa prima. Vai, salta. No, che salta. Faccio la cosa più figa. E che esci e sei sulle piste. Grazie Matteo che... a Bardonecchia mi fa da garage per la mia attrezzatura. Non lo dovete neanche affittare.
Mazza, abbiamo beccato una giornata bellissima, ragazzi. Non c'è una nuvola, il tempo è bellissimo, fa caldo, ma le piste sono vuote. Gli schipassi, in realtà, volevo fare un sondaggio alla paga Surri per andare sul sicuro, però, ragazzi, credo che forse un po' sgravato con la quadrupla, glielo offro io. Poi devo chiedere 4 giornalieri. Grazie. Grazie. Mi salvo. Grazie. Albi, Surri, partita sono di affittare gli sci, mi hanno detto di procurargli un maestro. Però a sto punto, ragazzi, io la butto là, ma se li facessi io da maestro oggi a loro. Dai. Lo sapete. Dai, ma siete veramente stronzi. Linda, mamma mia, tu un messaggio, guarda qua. Ti raccomando, fai solo quello che ti senti di fare, non rischiare in cose pericolose sulla neve, può essere molto pericoloso. Ma oh, mamma. Poi col maestro Tudor, che vuoi che succeda? Senti, ci sono due tattiche. La prima si chiama patatine, dove tieni gli sci uniti, mentre l'altra pizza, dove fai spazzaneve. L'obiettivo è arrivare lì in fondo. Easy. Ma che cazzo è? Vai sul re. Mazza, non sapete sciare, dai. Va benissimo. Tieni il bacino alto a destra. No, non so manco io cosa sto dicendo in realtà. Dai, le basi ce l'hanno. Adesso saliamo su impianti. La sua ribardone che ci dà la mano, mi ha dato il cambio. Però ti lasci andare alla grande? Io? È perché vado senza la consapevolezza di farmi male. Come mai? Ho spaccato il casco, considera, ti faccio vedere. Troppo non è il primo bollo però, mi no. sembra. No! Questo qua però è bello, bello profondo. Questo è bello profondo. Sì, dai. Quello lì è stato un bel salvataggio. Bravo, bravo. Usare sempre il casco, ragazzi, perché è fondamentale montare. Allora, andiamo. C'è un morso di roba buona qua, c'è la carne, c'è la polenta, le cotolette, la lasagna, la pasta. Però noi, zucchine. Nei prossimi giorni sul canale capirete il perché. Senti Oxford, guarda le stories, va? Però l'inglese non funziona così bello. Ma la morale è quella. Ma se esci tu dal quanto godo. 80-20, voi mi volete aiaiaiaiaiaiaia. Cos'è il topping? No. Dai Marti, vieni. Dai, vi raggiungiamo dopo. E che state a fa qua? Scusate. Mettete in montagna con la polenta, la salsiccia e la birra. Lo sai che poi non uscirò più. Quindi colpa mia. Certo. Vabbè, però dammi un attimo il telefono, Tudor. Bello qui. No, no, no. Signore e signori, oggi a Barnecchia fa un po' caldino. Io mi oppongo. Chi tra loro due dovrebbe sciare senza giacca e senza maglietta? Cosa me ne frega di vedere me? Cioè. Aspetto nudo. Ma io tanto sto qui a prendere bene la birra. Non votate. Vai così. No, bastardi. Martina, chi è il più figo? Albi. Tudor. No. Quanto sta? 76 Tudor. L'unico problema, ragazzi, è che sono le 4:30 di pomeriggio. Per fare la roca devo farla alle 2, non devo farla adesso, perché adesso fa freschetto. Nudo nudo, no? Nudo nudo? No, nudo nudo. Nudo nudo? Tutto, nudo nudo, anche gli scarponi. Ti andrà al massimo. Se questo video arriva a 100.000 like, quasi quasi lo faccio. Nudo nudo. La butto lì. So che mi pentirò, però va bene. Questa è rischiosa, eh. Secondo me ridono di te, Tudor. Così, eh. Fa caldo? Farlo non è tosta, eh. Madonna. È tosta. Con i frenatoni poi. Martina, dove andiamo a cena, lo sai? No. Ti avevo organizzato una cena molto romantica. Il tuo regalo è che questa sera ti portiamo a cena sul Gatto delle Nevi. Davvero? In alto vuoto. Bello. No. Ma sicuro no. Vai Martina.
minimo di potertelo permettere, parlai per 5, insomma non è... È per questo che infatti esiste la carta dei surri. Bello, qual è la premessa di questo video? Surri non paga. No, pensala così, lo stai pagando, stai offrendo. Buonasera. Noi siamo in 5. Sì, prego. Il vostro tavolo. Grazie. Tutto molto bello, ma il problema è che anche questa sera prenderemo solamente le zucchine noi. Grazie, Surri. Madonna. Questo è molto. Ah, mettiamolo in mezzo. Salame di cinghiale, l'altro non c'è il problema. Questa è una salsina con sambuco. Ok. E poi c'è questa focaccina che facciamo noi, e la tua ubriaca e fantastico. Non ci credo. Tartare di zucchine. Tartare di zucchine. Ma è bellissimo. Cosa abbiamo qua? Una pellutata di zucchine. Buono. Classica. Buono. Grazie mille. Aspetta. Come va la cena, Salvo? Surri è finito, ragazzi. No, il tartufo. Prego. Come è stata questa cena? Favolosa. Le vanno a sapere in Bardonecchia, quindi sì? Abbiamo mangiato troppo. Forse avete un po' sgravato. Niente ragazzi, per questo video è tutto, mi raccomando lasciate un bel like. È stata una bellissima giornata. Sì, buonanotte. Molto faticosa. Domani insieme ci sveglieremo con dei dolori diversi, con febbre, surri. Io tutto. Io so surri tutto. Surri ha detto che si sveglia freddo. Quindi diciamo che però niente, la situazione non è stata una bellissima giornata. Sì. Vero Marti? Oh, 100.000 like, ci saremo nudi. Bella. Secondo voi ragazzi, non è meglio se dormissimo io e Surri nel letto matrimoniale, ah, no, e tu e Marti sopra? Per il telefono? Guarda dove sta Surri. No, ti ho sentito dal bagno, lì ci dormo io. 71% no. Io e Surri. Vieni, fratello. Questa è proprio... Tu vai sopra. Sono ubriaco. Raga, non ci arrivo. C'è la scala. Albi, dovevi spegnere la luce anche. Sì, mai più una vacanza. Oh. Mai più una vacanza. Grazie Marta, anche ti voglio bene. Buonanotte.